Hi, welcome to our third lesson. Benvenuti alla nostra terza lezione. Oggi finalmente impariamo a salutare. Impariamo i saluti, greetings, i saluti. Tanto per iniziare, vediamo come salutare quando si incontra un amico. Cioè vediamo i saluti informali quando si incontra un amico. Ok, quando incontriamo un amico possiamo salutarlo in diversi modi. Vi ho messo qua i più comuni, e cioè hello, oppure hi. Bene, vi è un terzo saluto molto comune, appunto informale, che si usa quindi con gli amici, che sentirete molto spesso, che è questo hey. Anche questo è un saluto che sentite veramente molto spesso. Quindi hello, hi, hey. Tutti corrispondono insomma più o meno al nostro ciao. Quando invece dovete andare via, quindi dovete salutare un amico, sempre quindi in modo informale, lo potete salutare in tantissimi modi. Per esempio dicendogli il nostro ciao, che può corrispondere a bye, oppure bye bye anche, ok? Corrisponde sempre al nostro ciao, ma ricordatevi che quando lo incontrate usate uno di questi saluti. Quando invece andate via e tornate a casa vostra, insomma andate via, lo salutate con bye oppure con bye bye. Un altro modo per salutare è questo see you, che vuol dire ci vediamo. A see you possiamo aggiungere anche delle altre paroline per variare appena il senso. See you, ci vediamo. See you later, ci vediamo più tardi. Oppure see you soon, ci vediamo presto. Oppure a presto, a più tardi, ci vediamo presto. Oppure scusate, ci vediamo più tardi, a più tardi, oppure see you soon, ci vediamo presto, a presto. Questi sono tutti saluti informali, ovviamente ce ne sono tanti altri, ma io ovviamente sto cercando di per il momento di rendere le cose più facili possibili. Se invece dobbiamo salutare un adulto, quindi un saluto formale, un adulto, una persona con la quale non si ha confidenza, ci sono diversi modi ugualmente che dipendono per il momento della giornata in cui li incontriamo. Per esempio good morning, buongiorno. Se lo incontriamo di pomeriggio gli diremo buon pomeriggio. Good afternoon, buon pomeriggio. Altrimenti la sera, buonasera, diremmo good evening. Vediamo infine come salutare in modo formale quando invece andiamo via, dobbiamo congedarci. Possiamo semplicemente dire goodbye, più o meno corrisponde al nostro arrivederci. Comune ovviamente ai saluti formali e informali è questo good night, buonanotte, che si può dire sia a una persona con la quale non si ha confidenza, oppure insomma il saluto che si dà quando si va a letto, good night. Bene, spero di essere stata chiara. Ok, see you, ci vediamo, see you next time, bye bye.